Salve gente, oggi volevo parlare di me. Sono finito sulla Repubblica. Sono finito sulla Repubblica l'11 febbraio di quest'anno. Per me è stata una sorpresa perché io, per finire sulla Repubblica proprio non l'avrei mai detto. Ho detto io ho finito sulla Repubblica, ma veramente. Mi arriva l'11 febbraio di mattina un messaggio su Facebook di una persona che si chiama Mirko Chiaramonti, che ringrazio molto per avermi passato la foto di me sul giornale della Repubblica, perché io non me l'aspettavo, sinceramente. E mi ritrovo questo messaggio e vi dico com'è andata. Allora, io mi sveglio la mattina, mi alzo, vado a vedere il cellulare per vedere le notifiche, cose del genere. Vado a vedere comunque le notifiche su Facebook e mi trovo un messaggio, una richiesta di messaggio. E c'era scritto in questo messaggio nella Repubblica Firenze di oggi. Ho detto ok. Apro la foto e mi trovo me. Simone Sbazzur senza paura verso l'ignoto. Io quando ho letto questa cosa all'inizio non avevo neanche letto bene, ho detto c'è scritto Simone Sbazzur senza paura verso l'ignoto. Ok, ero io in pratica una recensione che hanno fatto su di me e sul mio nuovo album dell'anno scorso, No Trespassing, riguardo dei luoghi abbandonati. Hanno detto delle cose bellissime, io ringrazio tantissimo il redattore che ha scritto questo articolo, io lo ringrazio tanto, non so chi sia, ma io non finirò mai di ringraziarti perché per me è stata una sorpresa, veramente una sorpresona. È nelle ultime pagine della Repubblica dell'11 febbraio e lo trovate accanto all'articolo su che parla, un articolo che parla di Sanremo. E io credo io, poi dalle parole sembrerebbe lo stesso scrittore di Rockit, non so se conoscete il sito di Rockit. Comunque io ho caricato il mio album No Trespassing su Rockit, ho ricevuto una recensione da Antonio Belmonte, ho ricevuto una bellissima recensione da Antonio Belmonte e poi è uscito appunto questo articolo sulla Repubblica. Insomma, mi ha fatto piacere e vi giuro che non ha pagato nessuno per andare a finire sulla Repubblica, non l'ho chiesto a nessuno per finire sulla Repubblica, mi ci hanno messo sulla Repubblica, hanno parlato di me sulla Repubblica, ma io non ho chiesto assolutamente niente a nessuno. So che ho fatto un album che è piaciuto ed è stato recensito anche dalla Repubblica. E niente, tutto qua, non so che dire, ci sono rimasto a bocca aperta e sono tuttora molto entusiasta di essere finito sulla Repubblica, perché per me è stata una sorpresa enorme, per i miei genitori, wow, mi hanno fatto un mucchio di complimenti, è stata una cosa bellissima. Ci vediamo al prossimo video, se avete domande o comunque curiosità, fatemi sapere.